venire in prefettura, il ministro si è recato al Vasto per vedere com'è la situazione ed è stato acclamato dal napoletani affacciati alla finestra. Lei come giudica questa accoglienza così calorosa? Ma io sinceramente non c'ero e quindi non posso vedere, cioè come dire, non posso giudicare ciò che non ho visto. Mi colpisce l'idea, lo raccontava il ministro, che alcuni nigeriani si sono fatti il selfie dicendo liberaci degli altri nigeriani, insomma, quindi testimonia la mia preoccupazione che egli ha alimentato il conflitto tra poveri facendo individuare nel povero che ti sta accanto il nemico della tua felicità. Io non so dove arriveremo in questo modo, perché ci sarà sempre qualcuno che sarà il tuo nemico. Da parte del governo c'è bisogno, per rafforzare il lavoro che già si sta facendo al Vasto, perché anche oggi è stato raccontato quante unità di forze di polizia si impegnano ogni giorno al Vasto, quante attività di riqualificazione si sta facendo, c'è bisogno che il controllo del territorio sia ancora più efficacemente garantito grazie al governo. Il ministro Salvini è il ministro dell'interno, quindi se i napoletani chiedono al ministro dell'interno di dare più poliziotti e più carabinieri, la richiesta che fa il napoletano affacciato al balcone è la medesima richiesta che sta facendo da anni il sindaco di Napoli. Sinora è stato inascoltato, vediamo se Salvini... Finora possiamo dire quella che è la nostra richiesta, questo è un altro tema importante, quella che è stata la nostra richiesta in questi anni di limitare la presenza di immigrati tutti nella stessa strada e tutto nello stesso quartiere. Se c'è il Vasto, la colpa di chi è? Dei napoletani? La colpa è del sindaco, la colpa è dei governi che hanno preso 1000 persone e le hanno messe tutte nelle stesse strade. Questo lo stiamo dicendo da anni, tant'è vero che abbiamo firmato il protocollo Basta CAS più SPRAR, proprio per diffondere sui territori, non solo napoletani, campani, meridionali, ma italiani ed europei, gli immigrati. In questo modo non ci sarebbe stata l'esplosione sociale del Vasto. Questo l'hanno fatto i governi che si sono succeduti negli anni, compreso, guarda, sembra un po' strano, compreso i governi guidati da Salvini. Se oggi Salvini ha cambiato idea o che finalmente, come dire, si vuole invertire, non più depositi di esseri umani ma centri in cui si producono diritti per le persone fragili e vera integrazione sociale, se questo governo lo farà è una cosa che noi chiediamo da tempo. Egli appare adesso un po' come l'uomo forte, ma è appunto è forte con i deboli e debole con i forti, perché poi alla fine parliamo sempre di persone che hanno la spada di latta nei confronti dei potenti e la spada di ferro nei confronti più deboli. Forse quel selfie amaro di un nigeriano, almeno ce l'ha raccontato Salvini, sempre io non ero testimone, quindi lo prendiamo il beneficio di inventario, gli diceva liberaci dagli altri nigeriani. Quindi se questa è l'immagine dell'Italia, vuol dire che stiamo sprofondando veramente in una situazione complessa e complicata che non so dove ci porterà. Mentre invece noi abbiamo portato proposte, abbiamo portato il laboratorio Napoli, una città che dai rifiuti oggi è prima nella rinascita culturale, una città che si sta riscattando da sola, è una città dove sempre di più ogni giorno ci sono centinaia di ragazzi e bambini che prendono violini, prendono chitarra, batterie, fanno le guide turistiche e non fanno le stese. E l'abbiamo fatto avendo governi ostili o neutrali. Salvini non ha preso impegni, ha ascoltato. Quindi noi già fra un mese saremo in grado di poter valutare se ci saranno delle risposte, e se le risposte saranno concrete ed efficaci noi ne daremo atto, perché siamo persone corrette istituzionalmente e oneste intellettualmente.